Bentrovati, io eh, così prima di, di, di avviare questa puntata di persone, devo dire un paio di cose. L'ospite di oggi è, è molto particolare, molto particolare perché continua a darmi del voi, anche se gli ho raccomandato. Guarda che in questa trasmissione il voi non esiste. però lui viene da una educazione molto, molto rigida, rigidissima. E poi un'altra cosa, mi ha chiesto: ma come mi devo vestire? Che tu guarda, è esattamente come rivesti ogni giorno, tanto questa è una cosa familiare, diciamo così. Benvenuto, bentrovato e grazie per aver accettato il mio grazie. invito a Francesco a De Pascale. E anche qui bisogna chiarire una cosa: abbiamo avuto lo stesso problema no, del cognome la puntata scorsa con Roberta Rossani, che poi è Rossano dell'Orificeria Rossano, eccetera. E anche con te, Francesco, abbiamo un piccolo problema. In effetti il cognome dei De Pascale, pasticceria, Enoteca di Avellino, famosissima eccetera, in effetti è Pascale. Poi sì. nella trascrizione anagrafica, perché voi eravate originali di Monte? Allora, praticamente al, eh, nell'Ottocento eh, la, la famiglia ha origine a Monteforte. A Monteforte e il cognome era De Pascale e commercialmente già esisteva un'attività commerciale che però era diversa rispetto all'attività che svolgiamo oggi che era De Pascale, quindi commercialmente ci si è tramandati con il cognome quello lì dell'Ottocento che è De Pascale, però poi ci fu, un, fu bruciato l'anagrafe a Monteforte durante i modi carbonari Silvati e Morelli che passarono per Monteforte perché dovevano andare a Napoli e praticamente furono ricopiati tutti i cognomi con la De di Monteforte senza la De. quindi il De pascale eh, passò a pascale. C'è cioè, cioè quell'episodio quindi... gustoso di quando eri alle scuole elementari, credo, no? o medie, e chiedevano, ma, ma dobbiamo no, interrogare? Allora, dobbiamo mi, interocare... sempre, mi, mi è sempre successo in tutti i tipi di scuole, da elementare a media a superiore, cioè non mi trovavano mai sopra il registro, praticamente cercavano, De Pasquale non mi trovavano mai, poi qualche eh, professore alla, alla fine dell'anno faceva ma sto, ma, ma sto Pasquale chi è che non è mai venuto a scuola, non si è mai presentato? Dio, no, ma veramente sono io, quindi è, è, è ormai un qualcosa che si tramanda a mio padre succedeva la stessa cosa, a mio nonno penso che succedeva la stessa cosa e a, alle mie figlie <ride> sta succedendo la stessa identica cosa, cioè che tutti quanti... Le sanno come De Pascale, se si presentano come Pascale nessuno le riconosce. Bene, come, come Roberta Rossano, accennavo a Rossani accennava all'altra trasmissione della volta scorsa, della scorsa settimana, anche qui abbiamo una bella storia di tradizione familiare avellinese, quella che io dico la buona borghesia avellinese, e, i De Pascale, ecco, chi non conosce i De Pascale ad Avellino, in provincia di Avellino, ma a Napoli, un po' dappertutto. Hanno una straordinaria tradizione. Io con Francesco, con te Francesco, no, vorrei un po' innanzitutto ricostruire questa storia eh, della vostra arte, straordinaria arte di pasticceria, eh, che prima era anche una salumeria all'inizio, sì. ecco, ricostruirla un po' per eh, così tappe molto, molto veloci e poi naturalmente parlare di te che sei un sommelier professionista. Sì. Vogliamo partire proprio da qui perché questa tua passione roba allora, di sommelier professionista è straordinaria, vero? È eh? eh, sicuramente è venuta tutta come te una passione. Eh, io mi reputo fortunatissimo perché sono tra le poche persone che riesce a fare un lavoro che ha anche la propria passione. Non a caso mi dedico totalmente eh, anche il mio tempo libero lo dedico a quello che è il mio lavoro perché mi piace tantissimo. Eh, la mia passione per il vino è nata dalla passione per la storia della geografia, perché io fin da bambino ero fissato per la storia della geografia, praticamente già a 5 anni non facevo neanche le scuole elementari, sapevo le capitali, sapevo le regioni d'Italia, le bandiere e poi eh, conoscevo la, i fiumi, i laghi, insomma infatti mi facevano tipo super flash, Mike, buongiorno, le domande, le cose, mi dicevano sempre ah, ti dobbiamo portare qui, quiz", Perché avevo questa fissazione per la storia della geografia. E poi, questa fissazione per la storia geografica l'ho messa nel vino. Infatti, il mio motto è il vino è storia e storia geografia liquida, perché il vino ho ritrovato nel vino non solo che è frutto di un territorio ed è una spremuta geografica, perché racconta un territorio proprio nella parte fisica territoriale, ma anche nella parte storica, non solo della storia dei vitigni e di quei vini come sono arrivati a oggi. Eh, ancora, ma soprattutto la storia delle famiglie che ci sono dietro le bottiglie di vino, dietro un'azienda, perché a me piace andare a comprare spesso i vini direttamente nelle aziende, fare il giro d'Italia a visitare le cantine e capire gli aneddoti che ci sono dietro ai nomi dei vini, eh, e perché proprio ho capito che per molti produttori il vino è un proprio figlio. Quindi a me proprio mi piace raccontare la storia dei, dei loro figli che sarebbero le bottiglie. Infatti, dico sempre ai produttori: Guardate, i vostri figli saranno adottati da me e quindi diventeranno come se fossero miei, quindi stanno in buone mani. Eh, questa è la cosa che, che Beh, mi piace. Poi, poi, torniamo, poi torniamo al sommelier. Eh, chi conosce Francesco De Pascale sa che è una persona molto, molto timida. Eh, il fatto stesso che dia del voi e che difficilmente no, riesce a liberarsi. Da questa abitudine antica del voi, il voi è un segno di rispetto eh, a prescindere da ogni altra cosa. Benissimo. Sono no, no, dico, sì, dai io, momenti: sì, ci sono è... dei momenti che mi piace essere un po' fuori dal mondo nella mia realtà virtuale, insieme alle mie bottiglie, che poi, come ho detto, li tratto come se fossero dei figli. Eh, però nello stesso tempo ogni tanto poi mi lascia andare e divento anche una persona abbastanza estroversa non a caso mi piaceva fare l'attore Non ci stavo arrivando perché invece, lui appare invece così proprio vulcanico e voleva fare l'attore ma come ti è venuta all'epoca? Eh, quando facevo le scuole elementari il, mi piaceva recitare infatti il mio maestro delle scuole elementari il maestro Leone eh, era un mio, un, un mio fan <ride> Dopo che recitai una, una poesia proprio in quinta elementare del 10 agosto ecco, di Giovanni è Il vero De Pasquale che sorride è il vero De Pasquale. Mm. E poi, e poi mi, mi, mi è piaciuto scrivere delle cose che recitavo io, delle poesie, dei monologhi. Che Oggi li recito quando vado nei villaggi d'estate, faccio sempre tutti, tutti quei concorsi che fanno con, per i villeggianti e ho successo almeno nel villaggio. Posso almeno uh, utilizzare questo mio hobby, questa mia passione che, che ho messo un po' relegato, eh, però che comunque faccio il lavoro che mi piace, quindi sono contentissimo di fare il sommelier e certo. di tenere l'enoteca. Francesco, cominciamo un attimo da capo. Allora, eh, la tua famiglia, la famiglia De Pascale, è una delle famiglie di commercianti afrodinesi più antiche. In effetti, il vostro negozio eh, viene fondato addirittura nel 1850. Sì dal tuo trisavolo sì. come si chiamava? Vito 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 e in quel momento l'attività nasce a Via L'Italia e prima si chiamava insomma noi le chiamavamo Via dei Platani mo adesso i platani non ci sono più quindi è rimasto Via L'Italia <ride> come nome quindi raccontiamola eh, questa storia sì, perché l'attività nasce nel lì 1850. poi dopo fu trasferita sì. col mio bisnonno che si chiamava Francesco io mi chiamo come lui in realtà mi chiamerei come mio zio però anche come il mio bisnonno e che quindi la porta a Corso di Termanuele dove è attualmente l'azienda e dove praticamente diciamo che l'azienda raggiunge secondo eh, il picco qualitativo di attività importante ad Avellino attività che già allora faceva la differenza nella provincia eh, con mio nonno Sabino che effettivamente aveva una marcia in più come persona eh, ed era veramente un, eh, uno avanti rispetto ai tempi eh, infatti era il presidente dei eh, dei panificatori irpini, era uno che viaggiava all'inizio del Novecento, cioè mh, considerate che allora non erano molti che si potevano permettere di viaggiare, che avevano la voglia e la, e la possibilità di poter viaggiare e conoscere e quindi poi portare le idee che lui apprendeva in giro per l'Italia eh, nel, nell'attività d'Avellino. Eh, quando ci fu una visita eh, di Mussolini ad Avellino eh, fu premiata la, la nostra vetrina come la migliore vetrina di tutte le attività. Avellinesi e fu praticamente. Eh, fu, fu, fu presentato il mio nonno come fosse l'esponente maggiore del commercio in quel periodo, ah beh, certamente poi tra le altre cose non era un'esagerazione, lo era di fatto, perché poi questa tradizione familiare comincia con il trisavolo. I nomi io devo necessariamente Viti, guardare Vito, gli appunti. Francesco poi Antonio Francesco eh, poi Vito, Vito, Francesco nonno, poi Sabino, che Sabino. era mio nonno, che, che però eh, sfortunatamente. E morì nel 1943 col bombardamento degli americani. Eh, non a caso mio padre aveva un po' un'antipatia verso gli americani proprio perché eh, dava loro la colpa del, della morte del padre. Che eh era beh, sfido mamma. io: non è, che, non è che gli americani insomma, hanno fatto sempre tante cose buone, eh? hanno combinato pure qualche pasticcio. E morirono 3.000 persone eh, eh. quel giorno ad Avellino, tra cui mio nonno che in quel momento stava nel laboratorio che produceva, che stava nel, producendo il pane, i biscotti, quei maritozzi. Quelli, quelli che oggi ancora facciamo pure, eh, e praticamente fu ucciso oh, con questo bombardamento, fu seppellito in una cassa del pane per non fare andare disperso il corpo e fu saccheggiato tutta la nostra attività, oltre che fu distrutto il palazzo, che fu ricostruito poi nel 1950 eh, da mio padre. Quindi questo ritornato. accadeva nel 1943, bombardamento ad Avellino, eccetera, eccetera, anche la, la oreficeria... Eh, Rossano fu sì, colpito seguito, da quella bomba. Sì. Stava Abbiamo parecchie cose in comune. parecchie cose in comune e viene ricostruita per la prima volta, dopo il 1943, viene ricostruito il negozio, sì. il palazzo. Chi lo ricostruisce? Sì, è praticamente l'attività che prima era unica della famiglia, viene, viene ricostituita da mio padre con l'attività eh, pasticceria, però anche eh, pasticceria e salumeria allora. Eh, e poi un'altra un parte del palazzo viene, viene invece eh, eh, ricostruita dalla, dalla sorella di mio padre che sposa un Rossi, che poi nascerà un'altra attività, che era un bar che è Bardiana. Il Bardiana, bar altro bar storico di Avellino. Senti, sì, ci sta questa bella storiella di tuo padre e tua madre quando si, si sposano. No, no, come si conoscono? Tua eh, mamma, allora, tua sì, mamma... allora mia madre, io allora ci tengo a dire che io sono Avellinese, ma sono soprattutto un Irpino. Eh, e ci tengo perché poi l'Irpina è effettivamente fatta di, di tante popolazioni, tutte quante di, 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 di altissimo livello, e eh, non solo Avellino città, e eh, eh, mia madre è di Venticano e viene da una famiglia di commercianti di Venticano che sono i Ciarcia che hanno il prosciuttificio, e eh, eh, mia madre infatti conobbe a mio padre perché mio zio Vittorio andò a vendere i prosciutti a mio padre, che, visto che noi tenevamo questa salumeria oltre che la pasticceria, e eh, eh, portò la sorella che era una bellissima ragazza e eh, mio padre vide questa e fece un acquisto, oltre i prosciutti compro praticamente tutto il pacchetto <ride> <ride> Quindi, Leda, Leda, tua mamma Leda, Leda, Leda sì. che oggi ha 73 anni sì, eh, l'abbiamo detto che lei non vorrebbe, perché lei dice che era una ragazza, ah, quindi voi avete dire, detto vabbè. questa cosa, mo, mamma mia, è, è un problema. Chi la sentirà? Ah, vabbè, allora, perché sono... lei si sente adolescente. Sì, ma mi sono sbagliato io. <ride> <ride> mi sono sbagliato io in effetti erano 43 anni sugli ecco. appunti. Ma io, Pure sono io, troppi per lei. Io invece che ne tengo 70, proprio belli suonati. <ride> 43, diciamo 43 anni, sì. no? E eh, tua mamma, o meglio, tua figlia, sì. tu hai tre figli? no, due figlie. Due figlie. Sì, due, due femmine, figlie, due femmine. Una delle due Ines, mi pare, vero? No? Allora, no, allora Antonia Antonia la seconda è nata proprio il 21 febbraio 60 anni dopo mia madre, precisamente, quindi, quindi fatte le 10 anni. Ah, quindi tu fai il calcolo: non ti puoi sì, sbagliare. non mi posso sbagliare. Non ti sbagliare sono, nate, sono gemelle, diciamo, gemelle eh, diverse. Eh, però stavolta l'hai detto tu quanti no, anni ha mamma, eh, attenzione. attenzione. Eh, invece l'altra figlia, Ines, è nata il primo febbraio, Senti, fa 18 anni il primo febbraio. Il tuo rapporto con tuo padre, voi... Siete una famiglia, ripeto, di, di, di artigiani molto, molto seri, una tradizione straordinaria che ancora oggi, eh, dal 1850, eh, non, non è che resiste, ancora oggi è straordinariamente alta, una tradizione straordinariamente Grazie. alta. Il tuo rapporto con tuo padre, com'era? Tuo padre, ah, Nino, tutti quanti sì. conoscono, è morto nel 2002, nel 2002. se ricordo bene. Sì. Allora. Ehm... <ride> beh, 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 beh beh è, è addirittura normale no? chi ha avuto un papà così eh, veramente un papà straordinario era, era bellissimo ricorda, eh, era, era un bel rapporto aveva avuto un bel rapporto distendiamoci un attimo Francesco eh, parliamo era un po' sicuramente la persona eh, più importante della mia vita bene e questo ti fa semplicemente onore che peraltro no ti diceva di evitare del voi anche a Franco Genzale quando è che li incontri e io a dire dammi del tu per cortesia, dammi del tu, non farmi sentire anziano. È una bella cosa. Poi, è una bella e cosa. poi mi ha insegnato mm. eh, l'onestà e, e la precisione del proprio lavoro. Ecco, che significa, scusami, passiamo di palo in frasca, no? che significa essere precisi nel lavoro? Ehm, allora, prima di tutto cercare di dare il meglio di sé. Il, cento, il più del 100%, poi cercare di, eh, di, di farlo, eh, fare ricerca in quello che si fa, cercare di essere sempre attuali, ce, eh, cercare di, 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 di dare un servizio ai clienti che vada al di sopra del, eh, de, della media, cioè noi dobbiamo, eh, le, i negozi sono fatti di merce, ma sono fatti soprattutto di persone che devono svolgere quell'attività a massimi livelli con professionismo, quindi eh, se noi facciamo un qualcosa lo dobbiamo fare alla grande, se no è inutile farlo, questa è la cosa che ci ha insegnato, cioè lui era un perfezionista eh, nei dettagli, fin troppo. Cioè io, io pensate che quando faccio pure gli abbinamenti, che i clienti vengono e mi dicono, senti io cucino questo, quest'altro, eh, fammi l'abbinamento. Io, io ci metto. No. Allora io ho una responsabilità in quel momento, io pensate che qualche volta mi capita pure che, <ride> che la notte penso, ma ho fatto bene, cioè ho abbinato il vino giusto, cioè mi, eh, è una cosa a volte pure esagerata. Oppure quando ritorna mi ricordo il vino che gli ho dato e la prima cosa che gli domando come è andato l'abbinamento. Mi sento responsabile anche se è una responsabilità limitata, non è che faccio il medico. Però, però io mi sento nel mio lavoro come una responsabilità enorme verso i miei clienti di dare sempre un servizio di alto livello. Senti, invece il rapporto con tua mamma com'è? Che pattiquismo. Eh, come fratello. Voi siete tre figli, giusto? Sì, siamo Ci tre sei. figli tu, maschi. Il primo è Sabino che non sta più qua in Australia adesso. Sta in Australia. Sta De in Australia. Perché ecco, uno parte da Avellino, se ne va in Australia, non a fare così il semplice emigrato, no? ma si porta dietro la passione, l'esperienza, la, la tradizione familiare e mette su una pasticceria in Australia. Sì. L'altro fratello invece, Roberto sei, sta con me in azienda ed è sei, quello Io sono Francesco che sto giù in enoteca sul più piccolo. Eh, Roberto invece è il fratello mio medio, che, che praticamente è quello che, che spesso vedete alla cassa perché io sto nel piano di sotto, quindi nella mia cantinola in mezzo, immerso nelle, nelle mie bottiglie. Lui invece è quello più che si vede, magari al pubblico, che spesso sta alla cassa e si occupa della pasticceria. Senti, Roberto, è anche quello, no? ricordiamolo ai nostri telespettatori, per dire una cosa. Io sto molto insistendo sulla buona borghesia avellinese che, ripeto. Non è l'Avellino Bene, non ci interessa della cosiddetta Avellino Bene, ma la buona borghesia avellinese in effetti è quella borghesia eh, professionale, artigianale, imprenditoriale che ha dato un contributo straordinario, io dico la borghesia illuminata, ha dato un contributo straordinario per la crescita di questa città e attraverso questa città anche di tutta l'Irpinia proprio nel dopoguerra, a cominciare dal dopoguerra. Eh? Sì. Eh, tuo fratello Roberto è anche quello che molto opportunamente, no, in determinate epoche anche recenti, ha detto un po' di cose: ha detto, un po di, ha detto alla città, ma svegliamoci, cerchiamo sì, di svegliarci, sì. perché diversamente qui si va tutti alla malora, svegliarsi rispetto ai servizi, rispetto al modo di essere comunità. Tu lo condividi sempre, tuo fratello? Sì, sì. No, io lo condivido anche se. Come, come ho detto prima lascio a lui <ride> più questa, eh, questi argomenti perché mi, mi piace poi dedicarmi soprattutto al, al lavoro e, e quindi diciamo che alla fine io condivido quello che lui dice, so che eh, Avellino ha bisogno di, di rialzarsi perché siamo veramente in un momento di crisi incredibile. Certo, una, posso farti una domanda impertinente? È, è molto difficile che due fratelli... Una, un fratello e una sorella forse più facilmente vanno d'accordo, ma due fratelli in attività, nella stessa attività, è difficile che vadano d'accordo. Come avete fatto voi invece a camminare così d'amore e d'accordo sempre? Siete praticamente vabbè, una non un unica persona. <ride> non è che, eh? Vabbè, come tutti i fratelli che qualche volta si litiga. Però l'importante è perché... allora, <ride> allora, io penso che la cosa fondamentale è che ognuno di noi si occupa di cose diverse. Eh, quindi noi andiamo d'accordo perché, andiamo perché eh, tutte e due abbiamo, oh, abbiamo tutte e due ascoltato quelli che erano i consigli di, di nostro padre che ci ha detto sempre che eh, dobbiamo oh, essere uniti e dobbiamo continuare l'attività e, non, eh, e fa, farla continuare il più possibile <ride> nelle varie generazioni. Avevamo una grande responsabilità e non volevamo che proprio con noi finisse tutto. Non a casa abbiamo fatto la scelta più difficile, quella di, di, di quando ci fu abbattuto. Dopo il terremoto del 92, il, il nostro palazzo: la cosa più facile era fittare o vendere tutto, come hanno fatto molti, e campare di rendita, invece, invece noi abbiamo fatto la scelta più difficile, quella di ritornare sul corso perché l'avevamo promesso a nostro padre di ritornare nella sede, quella nostra storica, e di cercare di migliorare anche la nostra attività. Poi, ognuno c'ha delle responsabilità diverse e quindi cerchiamo di non calpestare ognuno eh, le, le, le cose dell'altro, quindi alla fine lui si occupa di cose che sono diverse dalle mie e quindi per questo secondo me andiamo d'accordo. Voi non avete fatto soltanto una scelta coraggiosa, tu e tuo fratello, ma avete fatto anche una scelta dignitosa, di grande dignità, perché poi... Continuare una tradizione familiare ehm, in periodi in cui oggettivamente no, diventa difficile essere artigiani, commercianti, poi specialmente per nicchie così particolari, così delicate come può essere la pasticceria, come può essere l'enoteca, ci vuole molto molto coraggio ma anche tantissima dignità. Avete fatto una scelta ottima. Senti Francesco, mi ha colpito una cosa no? mentre parlavamo prima della trasmissione. Per, così mettere insieme un po' di memoria, mi ha colpito una cosa, il vostro negozio è andato distrutto nel 1943 con i bombardamenti, gli americani insomma, che, eh, le hanno fatte, però stavamo in un periodo di guerra e quindi si può anche giustificare, spiegare no, che crolla il negozio e finisce la storia. Ma la cosa importante è che a distanza di solo sette anni, soli sette anni, 43, cioè il bombardamento il negozio distrutto, nel 1950, a distanza di sette anni, il palazzo era già stato rimesso su e voi avete riaperto il negozio. Accade invece un'altra cosa. 1980, c'è cioè il terremoto, distrugge di nuovo quel negozio, eccetera, eccetera. E voi quanti anni ci avete impiegato per poter eh, tornare lì? Noi siamo tornati nel 2008, siamo andati via nel 92 perché in realtà il palazzo fu abbattuto effettivamente nel 1992, perché inizialmente sì. risultò parzialmente agibile, insomma che si poteva continuare comunque a restare e a tenere un'attività, poi nel 92 fu deciso di essere abbattuto e siamo ritornati nel 2008, cioè siamo stati, come diceva mio padre, in esilio eh, siamo stati 16 anni ecco, praticamente questo... in un negozio infitto a Via dei Concili. Roberto ma è questo importante ecco qui volevo arrivare perché poi attraverso le storie di queste famiglie avellinesi eh, si capiscono anche tante altre cose 7 no? eh, anni per ricostruire dopo la guerra ben 16 anni per ricostruire dopo il terremoto 2008 perché poi 91, allora non c'era la burocrazia, non c'erano eh, <ride> i, i, i tanti interessi di, piccoli, a volte meschini. Eh, voi sapete bene insomma, quello, che, quello che, che è stata l'Italia eh, dopo la guerra, che è stata la ricostruzione, è stato il boom economico, è stato quando veramente si rimboccavano le maniche gli italiani ed eh, hanno creato il benessere che ancora oggi noi viviamo con quel benessere. Eh, poi oggi invece c'è solo burocrazia, eh, tasse, caste eh, e c'è difficoltà a, a ricostruire, a riemergere. Eh, e c'è anche difficoltà proprio a, a chi lavora, a chi vuole fare qualcosa, per, eh, di fare veramente qualcosa di bene perché ci sono tanti ostacoli burocratici che, che non te lo permettono. Certo, e però Francesco diciamoci anche questo perché è importante, è importante per aiutare un po' poi chi sta al governo della città a, mh, a prendere atto no? di, di, di determinati umori e anche di determinate difficoltà. Però nel problema della ricostruzione al corso c'è stato anche un altro fattore che è stato quello determinante, e cioè i proprietari che non si mettevano d'accordo eh, e che ancora eh, non si mettono d'accordo per alcuni buchi sì, che sì, eh, abbiamo. In, in, in questa dicitura, buchi neri del corso, fu una dicitura che, che non voglio ripetermi, eh, mio padre eh, l'ha fatta, fatta presente e da allora ancora oggi si usa. Quindi diciamo un'eredità che ha lasciato lui questo vocabolo, i buchi neri del corso. Sì, perché il problema è che, eh, che l'accordo non si raggiungeva, anche perché spesso sono stati fatti delle, delle ricostruzioni che, che non rappresentavano più eh, come era prima, ma, ma degli spazi che dovevano essere totalmente diversi. E quindi alla fine era difficile eh, di ridistribuire i nuovi, i nuovi spazi, perché ognuno voleva qualcosa in più, mentre forse sarebbe stata la cosa più semplice ricostruire com'era prima. In modo che ognuno eh, non poteva eh, trovare delle, de, dei pretesti di, di, di voler avere qualcosa in più. Il problema è come hanno fatto in Friuli: per fare esempio, in Friuli hanno ricostruito subito perché sono stati ricostruiti uguali a come erano prima. Invece, qua abbiamo voluto fare piani regolatori particolari, nuove tipologie, piazzette, piazzettini, vicoli, vicoletti che poi non sono serviti quasi a niente eh, eh, e alla fine hanno dato degli spazi. Eh, che, che in realtà poi non sono stati distribuiti in maniera equa e eh, ci sta chi logicamente a chi non gli va bene e a chi gli, gli può andare bene e quindi è difficile trovare un accordo. Mettiamoci un punto, qua eh, così ah, sì. è così. perché è andiamo su cose... Ah, volti voltiamo pagina, voltiamo pagina. Senti, abbiamo parlato di, eh, del tuo papà, di tua mamma, un po' dei tuoi figli, dei tuoi fratelli. Eh, non possiamo dimenticarci di tua moglie perché diversamente va a finire male per te mm. eh, ma come insomma mezz'ora di intervista una, una parolina molti pensano che è mia sorella ma io non ho sorella. molti pensano <ride> che è tua sorella e invece è mia moglie senti tu perché vive sei... da, da, da tanti anni con me e, e nella mia attività lavora pure lei anzi lei è onnipresente e io saputo, lei è un jolly è stato ho ovunque. saputo tu sei sposato da 19 anni sì. con tua moglie che si chiama Tiziana e prima di sposarti Prima di sposarvi, avete avuto un fidanzamento abbastanza lungo 8 anni. anni. Quindi 19-8, se anni? pensate, sono 45 anni di vita, eh. Eh, 19 più 8 sono 27, più di metà della mia vita, tre quarti della mia vita, l'ho passati con lei. Eh, tu, lo dici quasi quasi come per dire, <ride> Madonna mia, <ride> no, ma potrebbe fare... dire anche lei: altrettanto tre, ecco, questo. questo mh, conosce non voglio... bene i miei difetti. ecco, e... non voglio entrare nei fatti <ride> vostri, così ecco, non voglio parlare d'amore, no, ma questo affiatamento anche perché lavorate insieme sì sì infatti eh. però fortunatamente ecco come si salvaguarda questo lavoriamo fatto? insieme però col fatto che, eh, che il vino è una cosa veramente mia personale che è il mio giocattolo diciamo che alla fine lei, eh, lei condivide più il lavoro con mio fratello sopra che con me giù eh, ah, quindi di, questo è un po'... Questo già, teniamo un piano di differenza che già non ci fa incontrare eh, proprio spesso durante <ride> la giornata. Eh, e poi perché comunque lei, conoscendomi da tanti anni, sa praticamente quali sono i miei difetti, perché io, io penso che quando uno comincia a sapere a memoria i difetti dell'altro e, e li capisce, già questo è un passo avanti per poter restare insieme. Ma cioè, i tuoi difetti come li devi raccontarvelo? Eh. Vediamo quelli maggiori, I miei difetti sono che io amo viaggiare. Quindi appena non è posso un difetto, è una bella cosa, eh, però spesso lo faccio da solo con eh, o con eh, degli amici. <ride> Quindi praticamente e gli amici? ci mantiene con gli amici, cioè stiamo proprio sul sì, maschile sì, vabbè, senza problemi. Io quando dico amici, amiche, eh, eh. non cambia nulla. Perché poi alla fine amiche. se uno eh. Certo. Eh, è una eh, um, io penso che non, per me non ci sono problemi tra avere amici e amiche. Eh, L'importante è essere una persona corretta. Eh, e poi spesso vado da solo, quasi sempre vado da solo, perché io la domenica si è diso chiusa e quindi le approfitto per andare a visitare le cantine, andare a comprare i vini, caricarmi la macchina e portarmeli. Vabbè, quindi... questo no è un difetto. Eh? Questa, questa addirittura è addirittura una virtù. Ma qualche difetto ce l'hai, qualche difetto vero? Eh? No, il difetto, sul lavoro sono un poco troppo pignolo a volte. un Poco. Mi raccontano mm. che lo sei più. Eh, a volte sono un po' pignolo, a volte mi, magari mi posso innervosire se non si fanno le cose come, come voglio io. E poi sono, forse a volte con i, con i miei amici clienti, perché ormai i miei clienti sono pure amici, sono un po' che mi innervosisco se, se loro um, comprano le bottiglie guardando spesso a delle cose effimere eh, e non guardano i contenuti, cioè non vogliono mm, ascoltare. <ride> Eh, parole sul vino, non vogliono che praticamente ci sia una cultura legata all'acquisto del vino, ma che sia solo legata a, a premi, premi, premiucci, tutte queste cose, articoli di giornale senza un vero e proprio contenuto. E tu hai allora Correggimi Infatti, se sbaglio, non è una mia interpretazione, oltretutto io non bevo vino, per cui diventa un po' complicato per me capire alcune cose. Però tu hai dato alla tua attività all'enoteca e quindi alla tua eh, presenza costante in enoteca. Una cornice poi di carattere culturale. Cioè non è soltanto servire il vino sarebbe una cosa abbastanza banale, no? Tu ci metti proprio l'anima, ci metti tutto, dentro. devi spiegare come, perché, eccetera, eccetera, vero? Sì. Eh, allora, non a caso. Ho fondato un gruppo che si chiama L'ASP Liberi Assaggiatori senza pregiudizi. E che significa? Sarebbero praticamente degustazioni alla cieca che avvengono per questo gruppo di persone dove loro devono praticamente degusteranno eh, vini eh, con l'etichetta eh, nascosta e, e dovranno capire qual è il filo conduttore che unisce questi vini tra di loro. Ma a prescindere lo faccio anche col singolo cliente che viene a bere. Un bicchiere di vino a me piace, non dirglielo prima quello che do, lui mi dice solamente l'argomento, cioè voglio un bianco, voglio un rosso, voglio un, un, una bollicina, però poi dopo eh, io voglio che lui rifletta su quello che c'è nel bicchiere senza cominciare a, a, a parlare come un libro scritto, cioè senza andare con, con pregiudizi di sorta... Su conoscenze che, che già si hanno di quel vitigno, devi entrare nel bicchiere e analizzare il colore, la parte olfattiva, eh, il gusto, però senza avere dei pregiudizi quindi saperlo dopo quello che stai bevendo. E eh, così si misurano veramente, perché sennò no, spesso si. Se il vino costa molto, deve essere a forza buono. Se il vino costa poco, deve essere a forza scadente. Poi ci sono delle, delle, dei modi di pensare che, che alla fine vengono poi spesso: quante volte capitano che dei vini sono molto buoni, però uno non lo può dire perché magari deve dire a forza che, che non lo sono, perché la, la, non l'ha letto la pubblicità di, su nessuna rivista, non è un vino pluripremiato. Certo. Senti, tu i vini. Mi di... piace parlare di contenuti, non di, di cose effimere. certo di, Francesco, tu i vini non li produci, tu di selezioni i vini, no? Quindi... E sono contento di questo perché già ci sono tanti produttori. Eh, così sono super partes. Perché eh, giustamente ogni produttore pensa che il proprio vino è il migliore. Eh, e come un, un critico cinematografico secondo me non potrebbe fare un film. Eh, perché se no sarebbe poco credibile nel criticare gli altri. Io lo certo. posso fare perché non ho interesse di produrre vini e eh, per me quindi io li, li tratto tutti alla stessa maniera i vini. Cioè, Quindi, senta, in allora, maniera settica la cosa che tutti sanno, non è che lo, lo, lo capiamo oggi, lo apprendiamo oggi, ma la cosa che tutti sanno è che tu, per te il vino, questa passione è una fissazione più che una passione, insomma sei proprio interamente portato la, di è, No, È sicuramente eh. la mia vita in questo senso. Io non momento. conosco i tuoi vini, quello che è selezione eccetera, perché purtroppo, purtroppo per me sono astemio, ecco, però conosco invece la tua pasticceria mm. eh? e devo dire che. insomma eh, e la pasticceria dove mi servo eh, molto frequentemente. Ma il segreto qual è? Cioè, che cosa c'è dietro? Io Questo penso che allora questa è una domanda che si cose, dovrebbe fare eh, anche a mio fratello, oltre che a me. Io, il, allora, il segreto è quello che abbiamo detto prima. È quello che ci hanno trasmesso i nostri avi, cioè cercare di puntare alla qualità comprando materie prime sempre di altissimo livello, cioè non, non badando a spese nelle materie prime. E che è fondamentale non badare a spesa in materie prime e cercando sempre di non cambiare nulla su una ricetta che è storica. Quindi alla fine l'essere sempre eh, nella storia, nella tradizione, però, eh, però nello stesso tempo eh, utilizzando sempre le migliori materie prime del momento. E questo è fondamentale. Se si, eh, si è innovatori, si deve essere innovatori, ma sempre pensando <ride> a fare qualcosa di qualità al massimo della, delle potenzialità. Questo è fondamentale. Senti, tu sei, tu sei diventato... Eh, sommelier professionista, quando era un po' complicato, eh, era abbastanza difficile. Eh, siamo nel 1995, se ricordo sì, bene. 1995. Quando bisognava fare non soltanto un corso a Roma? L'hai fatto? Tu mi pare? Io ho fatto per... i corsi tre anni mm. ad Avellino nella sede di Avellino. Che e poi però va, poi ho fatto l'esame a Roma della professionista nel 98. Perché praticamente oggi non è più così il regolamento. Allora si, si prevedeva il, che bisognava essere professionisti con un esame a parte e bisognava passare dopo, ci, ci volevano almeno due anni da quando eri Sommelier. E, non lo, e quindi non, non era automatica la, il passaggio al professionismo. Io lo feci a Roma all'hotel Into. Ma te lo chiedevo perché volevo arrivare a questo. Tu sei il più giovane professionista, Sommelier professionista Irpino. In quel periodo quando sono diventato sì. mio professore ero il più giovane dell'Irpinia. Mi pare che ce ne fosse soltanto uno prima sì. di te, no? Sì. Uno. Sabino. Sabino. Sabino Avino di cioè, Zia Pasqualina. Sabino della, di Zia Pasqualina. Lui è stato il primo e io il secondo, però io ero il più giovane in assoluto, come età. Un'altra domanda, siamo praticamente in conclusione. Ma secondo Francesco De Pascale, quanto è difficile oggi essere... Eh, commercianti, artigiani artigiani di queste attività da Velleno ma è difficilissimo. Cioè, è, un, è un grande eh, sacrificio per, per le nostre famiglie, eh, però, alla fine è quello che è nel nostro sangue. Quindi noi comunque vogliamo fare questo e cerchiamo di, di, di lottare affinché questa città emerga e che almeno. Eh, Rimanga qualcuno le... in questa città, se no, perché se tutti quanti i migliori vanno via, come spesso è capitato, rimangono solo i peggiori. Quindi noi dobbiamo cercare di. Di non solo di conservare noi la nostra attività, ma di far emergere tutte le migliori menti di, della provincia di Avellino e di Avellino Città. E poi ce ne stanno eh, di belle menti. qua. Eh. Eh, speriamo eh, che non vanno via, ecco. che, che rimangano ad Avellino. Devo dirti la verità: io su questa storia che i più bravi se ne vanno, non sono molto molto d'accordo. Mm. Perché sembra che qua sono soltanto gli asini. Non, 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 non è quello che no, dicevi no. tu, assolutamente. No? Ma, No, a me mi capita spesso invece che mi dicono perché non vai a fare il sommeliere per dire visto, eh, a Roma, a Milano, perché poi magari viaggiano eh, le persone e trovano che ci sono delle città dove hanno, ci sono delle attività bellissime, enormi, incredibili, che però magari sono gestite senza la passione. E, e dice: Caspita, tu poi eh, stai qua sotto ad Avellino, nella tua cantinola, in una città di provincia, <coughs> anche turistica, e nessuno sa quello che tu puoi, puoi fare quello che tu puoi dare eh, però io dico sempre ma se io me ne vado mio fratello se ne vado eh, qua veramente che, che rimaniamo poi veramente poi diventa che come succede spesso che, che poi eh, le, le, i mediocri vanno al potere eh, diciamo. <ride> i mediocri vanno al potere hai detto una cosa allora, credo che involontariamente hai detto una cosa molto molto importante no? ed è anche una, una battaglia che bisognerebbe fare soprattutto ad Avellino eh, cioè cercare di far rivivere quella buona borghesia velinese, e non mi stancherò mai di dirlo, che era e che c'è tuttora, soltanto che un po' ritratta, che è la borghesia, buona borghesia delle professioni, la buona borghesia della imprenditoria, la buona borghesia dell'artigianato di, di qualità. Perché diversamente, come dicevi tu al potere ci vanno i mediocri con tutto quello che segue Francesco io devo ringraziarti abbiamo completato sei soddisfatto? grazie a voi sei soddisfatto una cosa che non ho detto eh, i De Pascale questo l'ho detto anche per, eh, nella precedente puntata con Roberta Rossano e mi piace sottolinearlo ancora loro non hanno bisogno di pubblicità abbiamo parlato della pasticceria De Pascale Enoteca De Pascale Soltanto perché eh, queste attività, queste belle, grandi tradizioni familiari danno poi il profilo dell'avellino vera al di là di quello che è quello che appare. Hai fatto bene a restare ad Avellino, grazie, grazie ancora e grazie, non, diment e non dimenticare mai più il voi mai più il voi, ancora col voi. Grazie a te mai per più... non aver pensato bene. a me. Bene, finisce qua la nostra intervista con eh, Francesco De Pascale. Grazie per essere stati con noi arrivederci alla prossima puntata di persone.